4 vittorie consecutive in campionato non ci bastano, ne vogliamo di più perché la rincorsa deve proseguire a gonfie vele. Il successo contro l'Inter ci ha dato ancora più consapevolezza, ma oggi qui all'ombra dell'arena ci dobbiamo confermare. All'attacco bianconeri, avanti! Via si parte, buon divertimento con Hellas Verona contro Juventus, la 14ª giornata del campionato di Serie A. Terracciano, il suo traversone a giro in mezzo, colpo di testa, palla verso l'esterno, Sulemana con il destro, palla fuori di pochissimo, Ibrahim Sulemana, il ghanese, cannona ancora, vuole calciare, no, si allarga dall'altra parte, poi la conclusione di Kevin Lasagna, la presa sicura di Perin. Bonucci ancora un lancio lungo a cercare Milik, una bella palla questa, Milik, stupendo stop, Milik, la parata di Montipò, prima grande opportunità per la Juventus con il sinistro di Arek Milik. Quadrado finta al traversone, la gioca fuori ancora per Fagioli, Fagioli nuovamente per Locatelli, la parata di Montipò, calcio d'angolo per la Juve. Finisce qui il primo tempo e allora 0-0 tra Hellas Verona e Juventus. Palla numero 24, Terracciano, il suo traversone in mezzo sul palo lungo, palla fuori, grande opportunità per l'Hellas, Davidovic vicino al suo secondo gol in campionato. Fa il polacco, Milik, Milik sulla corsa per Rabiot, gran pallone, Rabioli vicino per Ken, Ken punta la porta, Ken! La Juventus è in vantaggio, Moise Ken, eccolo qui il timbro di Moise che va sotto la curva, sotto il settore ospiti, un'ora esatta di gioco, il ballo e la danza di Moise Ken, tutta la sua gioia, secondo gol in campionato, Juve avanti 1-0, Rabiot dentro per Ken, gran movimento da punta, tiro leggermente deviato anche dalla mano di Montipò, 1-0 per la Juventus. Ci voleva questo gol di Ken su un campo che l'aveva visto protagonista, come detto, in avvio in una stagione quando molto giovane andò in prestito. Palla rimorchio, traversone sul palo lungo verso Di Maria, Di Maria al volo, anche il Di Maria stava per fare gol dell'anno. L'aggancio di Henry, Henry con l'esterno, attenzione a cercare Lasagna, Lasagna punta la porta, Lasagna batte e ribatti, Perin, calcio di punizione per il Verona, cartellino rosso, cartellino rosso, Juventus che rimane in inferiorità numerica al 92esimo minuto, espulso Alexandro. Poi il giocatore della Juve che cade giù a terra, calcio di punizione, finisce qui la partita. La Juventus vince allo stadio Marco Antonio Bentegodi di Verona, 1-0 decisivo. Il gol di Moise Ken al 60esimo minuto, quinta vittoria consecutiva